Allora, Affari Italiani è a questa bellissima serata al Townhouse Duomo nella Enoteca e io ho incontrato una signora gentilissima e affascinante che mi dice: io mi chiamo Popper. E io ho chiesto: parente? E lei ha risposto sì. Quindi abbiamo il piacere e un po' la curiosità, il fascino di essere di fronte a una discendente, a una, insomma, una parente del filosofo Karl Popper. Intanto capiamo come. Mio padre e Karl Popper erano cugini, cresciuti entrambi a Vienna nei primi 20 anni del XX secolo, dopodiché ovviamente per ragioni note tutte se ne sono andati, certo. Però hanno avuto... Quindi suo papà era cugino di Karl Popper. E questo che cosa significa dal punto di vista della propria... Uno, della sua vita personale, e l'altro della, così, un po' dell'introspezione che uno può fare pensando che un suo parente neanche molto lontano, anzi abbastanza vicino, ha segnato comunque l'interpretazione e il pensiero del genere umano. Sì, diciamo che un'eredità è abbastanza importante, che però ho vissuto bene perché è legata a tutta una generazione, secondo me molto importante. Comunque all'interno di tutta la famiglia c'era una certa testa, un certo modo di ragionare, e quindi sono cresciuta con un equilibrio, diciamo, all'interno della famiglia. Non è sempre semplice. Mi ricordo un episodio su cui rido adesso, ma quando ero giovane mi ha fatto male. Da, diciamo, madre anglosassone, ho iniziato a lavorare weekend per guadagnarmi i miei soldi verso i 16 anni. Lavoravo in un supermercato con il mio cognome. Dove questo? In Svizzera. In Svizzera. E diceva: ma lei porta il cognome di una persona importante, un filosofo. Io, della mia innocenza, dico: sì, certo, è il cugino di mio padre. E questo ha detto: ma si figuri, come per dire, come può lei, una persona che lavora qua, essere parente di una persona così importante? E questo è stato forse l'unico episodio veramente pesante. E invece una bella soddisfazione o un piacere di dire: che bello che nella mia famiglia ci sia stata una persona così, qual è stato? Per me è sempre un piacere, comunque è un piacere avere una persona che ha avuto un'importanza così grande in questo secolo passato, in questo secolo ancora, e mi ha dato delle fondamenta molto importanti. Lei che cosa si sente nel proprio pensiero, nella propria interpretazione della vita, un po' nel DNA del suo prozio, è così? Sì, un prozio, un cugino di secondo grado. Si sente qualcosa? Io sono, diciamo, la parte un po' meno filosofica della famiglia, però sicuramente sono una persona che mi piace ragionare e pensare anche molto a quello che ha scritto. Nella sua famiglia qualcuno ha seguito le orme di Karl Popper, quindi è diventato, non so, docente o scrittore o filosofo? Suo cugino, cioè mio zio, il fratello di mio padre, è un grosso esperto di arte cinetica, professore alla Sorbona. Professore alla Sorbona, c'è un Popper professore alla Sorbona, sì. Che chissà quante volte si sentirà dire. Sì, esattamente, lei è parente. Lei è parente di Popper. Di Popper. È bello. E invece qual è il modo in cui bisogna affrontare la vita dal punto di vista filosofico? Diamo qualche... Con positività, secondo me, assolutamente sempre con positività. E qual è l'insegnamento che la filosofia popperiana in qualche modo può ancora essere consegnato oggi ai nostri ragazzi? La cosa che a me ha dato l'insegnamento più profondo è stato la differenza tra un cigno nero e cigni bianchi. Secondo me bisogna fare sempre molta attenzione alle differenze e alle uguaglianze delle persone. Cercando di scendere proprio nella... No, ma lo dico perché queste cose tante volte sono piacevoli da sentire, perché magari lasciano uno spunto. In particolare, lei ha figli, no? Figli, sì. Posso chiedere se sono più piccolini o più grandicelli? Hanno uno 6 anni e una 3 anni. E lei cosa trasmette a loro dal punto di vista dell'eredità importante?
è molto presto ancora per loro per capire che cos'è un'eredità di un certo peso, però cerco di insegnargli quello che hanno insegnato a me, la disciplina, la concretezza, di affrontare la vita. Quindi il principio popperiano può ancora essere attuale? Sì, secondo me sì. Detto da una Popper? Non può che essere vero. Grazie, buona serata.